Queste sono le Topo Specter e rappresentano davvero la migliore scarpa in casa Topo del 2022 e sicuramente una delle innovazioni del mercato. Secondo alcuni sono delle scarpe che sostituiscono quelle con piastre in fibra di carbonio. Io assolutamente non sono d'accordo, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. È una scarpa che pesa solamente 235 grammi, drop 5, 35 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede. Topo non aveva mai fatto una scarpa di questo tipo. È comunque una scarpa molto protettiva, utilizzando i nostri sensori RunScribe, cosa che faccio oramai abbastanza raramente, ho notato tre cose che vi racconterò nei prossimi minuti. Guarda, le ho su anche adesso, l'avevamo già detto forse all'inizio, è una piacevolissima sorpresa, credo, e non, cioè, ne sono abbastanza convinto, è la miglior scarpa che abbia fatto Topo fino ad oggi. È davvero un altro tipo di scarpa in generale, mescola comunque morbida, tanta mescola, è molto reattiva. Molto confortevole, perché la sto usando, te lo dicevo prima, è una scarpa che nasce per fare dei lavori, mi ci sto trovando benissimo anche per fare i lenti, sto facendo il furbone perché sono abbastanza stanco, uso questa qua che mi permette comunque di correre dinamico ma molto protetto. Queste scarpe sono sia morbide sia reattive grazie soprattutto al fatto che contengono una mescola in EVA ma al tempo stesso in PEBAX grazie alla piastra che ovviamente non è in fibra di carbonio. La scarpa è sicuramente rigida, ma non così rigida. Il fatto che si riesca a ottenere una velocità importante, ovviamente dipende anche dal vostro motore, deriva dal fatto che questa intersuola è sicuramente reattiva, ma al tempo stesso il drop piuttosto basso e il peso piuttosto limitato consente di correre di avampiede, come mostrato chiaramente dai miei sensori RunScribe, che mostrano ovviamente, di solito io corro di mesopiede, che questa scarpa mi fa correre davvero naturalmente. Parto subito dalla comodità in generale, mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta molto la reattività della scarpa, perché è davvero una scarpa reattiva, va a posizionarsi in quelle A2, pal verso, diciamo, alla Zoom Fly di Nike. Va a fare, no, forse solo a lei, ma molto meglio, secondo me la trovo molto più dinamica, molto più in spinta, quindi comodità, reattività. Mi è piaciuta tanto anche la protezione, perché comunque, ti ripeto, ci sto facendo i lenti, e vabbè, guarda il colore di questa, posso metterlo, la mia era nera, ma questa qua, guarda che colore space. Ho apprezzato davvero lo spazio nell'avampiede, che è importantissimo, anche il fatto che la tomaia sia davvero morbida, al tempo stesso molto traspirante. Allora, la uso con delle calze non troppo pesanti, perché è comunque giusta, non stretta ma giusta, e quindi direi che nell'avampiede lo spazio è quello normale, quindi quel mezzo centimetro, forse anche un attimino di più, ma mi rimane il piede bello comodo dentro. Diciamo che l'idea è quella di bloccare il dorso del piede qua, di non far muovere il piede, e ci sono riusciti. Che nel tallone ci sia sicuramente una conchiglia, ma che non è così rigida, al tempo stesso i sensori hanno mostrato che nonostante i 35 mm di altezza dal suolo nella parte posteriore, soprattutto se correte di avampiede, non avrete grossi problemi, anche grazie alla piattaforma parecchio ampia nell'avampiede, non avrete grossi problemi di stabilità. Chiaramente è una scarpa che non è adatta ai pronatori e soprattutto a quelli che appoggiano il tallone, ma al tempo stesso questa scarpa vi farà correre in maniera più naturale. In generale la calzata, perché comunque è molto buona, non la trovo neanche troppo faticosa come scarpa. Topo l'ho centellinata, mi piace, ma l'ho sempre centellinata perché dopo un po' comunque ti stanca. Questa qua la sto usando, se te pensa, quando sono stanco la utilizzo, quindi direi è comunque riposante, stranamente. A me piace mentre corro, ma avevo il dubbio che fosse un po' instabile, qualche volta mi ha dato qualche problema alla caviglia, non ho capito se è dato dall'instabilità o dall'uso improprio che ne faccio io, ovvero di fare i lenti quando dovrei farci i lavoretti. Cosa ne pensi della mescola e secondo te è più morbida, più protettiva o più reattiva o tutte e tre? No, morbida non lo è, non è, cioè, o meglio, rispetto a Topo è molto morbida. In generale però è molto reattiva, diciamo l'infusione
delle due mescole da questa reattività. Secondo me anche molto protettiva, perché ce n'è comunque un sacco e la si sente che è protettiva. Per il discorso piastra sì, piastra no, questa ha una piastra in Pebax che però fondamentalmente è molto morbida, la cosa garantisce una stabilità e nonostante tutto anche una proiezione in avanti che chiaramente è leggermente inferiore rispetto a quella offerta dalle scarpe con piastra in fibra di carbonio. La suggerisco per tutti gli allenamenti intensi e variati. Non so se la userei in gara, ma sentiamo cosa ci racconta Andrea. Non la senti, è un insieme, senti che la scarpa spinge, senti che la scarpa è reattiva ed è grazie a tanta mescola di questo tipo, assomiglia un po' alla Light Strike Pro di Adidas, per dirti, e con questa piastra insieme comunque danno una grande reattività. Per quali distanze, Andrea, la utilizzeresti? Per me è una scarpa che va bene per qualsiasi preparazione, quindi 10 km o maratona, per i lavori, ma per dirti anche i lavori per maratona, quelli da 25, 26, 27 km, secondo me è un'ottima scarpa per degli atleti un pochino più veloci, leggeri. Per il resto, secondo me va benissimo, cioè fai conto che fino ai 3,20-3,10 la utilizzi, quindi un range di utilizzo potrebbe essere dai 4,30-3,10, che è ampissimo, e ci si può fare tutti i lavori del caso senza problemi, quindi non è una scarpa che devi spingere, ma ti asseconda molto. Invece secondo te a chi adatta e a quale tipologia di atleta la raccomanderesti? Secondo me è una scarpa top per atleti leggeri, per fare allenamenti veloci, ma va benissimo anche per atleti un pochino più pesanti, 70-75 kg, forse anche un attimino di più per fare le gare. Fino mezza maratona sicuramente, maratona diventa un po' più ostica, non per la scarpa in sé ma per il drop. Come hai valutato il battistrada, che è cambiato rispetto a quello classico, che comunque era stato tra virgolette implementato a livello di design su tutte le altre scarpe che abbiamo testato finora? Contando che sul ghiaccio si corre pochissimo e contando che non è una scarpa che utilizzerei sul ghiaccio, perché davvero qua ci pattini fortissimo, non siamo riusciti a testarla troppo sull'acqua. Devo dire che per il resto invece il grip è comunque ottimo. L'ho provata anche su pista bianca, non mi andava via il piede. A livello di durata, secondo te quanto può durare questa scarpa, che secondo me è abbastanza comparabile alle Phantom 2 per questa caratteristica, cosa ne pensi? No, secondo me dureranno abbastanza, comunque c'è tanta schiuma e non è morbidissima, quindi secondo me durerà abbastanza, si vede poco che è stata schiacciata e quindi direi che durerà almeno 600 km. A livello di numero suggerisci stesso numero o mezzo numero in più o in meno? Io stesso numero, direi che mi trovo bene, quindi direi stesso numero. Invece secondo te quali sono i principali problemi che hai notato durante questi 100 km nelle tue corse di tutti i giorni? Fondamentalmente è una scarpa che mi piace molto in generale, l'unico problemino che ho riscontrato, ma forse solo nelle prime uscite, adesso per dire l'ho messo su volentieri anche oggi, è stato un po' di problemi nella caviglia, ma proprio all'inizio, adesso come adesso mi ci trovo super, devo dire che forse come a due è una delle migliori. Utilizzeresti un plantare personalizzato? E si potrebbe mettere dentro il plantare assolutamente, vabbè, ovvio, per me va benissimo così, però con un plantarino dentro si potrebbe usare tranquillamente. In conclusione direi che questa scarpa è assolutamente promossa a pieni voti. La raccomando a tutti coloro i quali volessero migliorare la propria biomeccanica di corsa e non avessero ancora provato un drop più basso. Chiaramente grazie alla presenza copiosa di intersuola non sentirete problemi al tendine d'Achille, quindi la suggerisco a tutti coloro i quali volessero davvero migliorare la propria biomeccanica di corsa. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Il coniglio si è già ritirato perché qua preannuncia un po' di pioggia. Ciao, alla prossima!